impresa in un luogo come questo significa portare avanti le tradizioni di famiglia. Questa è un'azienda che nasce con mia nonna, poi con i miei zii, con mio padre, ed io ho cercato di tornare a fare un po' quello che facevano loro, creando un prodotto tradizionale che praticamente si sposa bene con il territorio, con le bellezze del territorio. Noi facciamo appunto un prodotto di qualità, ma abbiamo sempre puntato a venderlo all'estero. Venderlo all'estero perché abbiamo capito che sono i primi estimatori del lifestyle del Made in Italy. Penso che abbia inciso tanto, soprattutto sotto l'aspetto mediatico, sotto l'aspetto della conoscenza di Ginosa. Infatti è molto singolare che da un errore giornalistico Ginosa è diventata Ginosa di Puglia. Ecco, quindi da allora tutti la chiamano Ginosa di Puglia. Abbiamo cercato di far arrivare diversa gente, quindi far conoscere il territorio e di conseguenza far conoscere tutte le peculiarità e le produzioni legate al nostro territorio e al nostro paese, quindi anche in altri settori tipo quello agroalimentare, sotto quello dell'artigianato artistico e tanti altri. Restare in un luogo come questo significa innanzitutto mettere a valore un po' quella che è la bellezza, quelle che sono le peculiarità della zona, quello che la tradizione ci lascia. La moda si svolge, come sappiamo bene, a Milano, si svolge a Londra, si svolge a New York. Noi comunque cerchiamo di far conoscere, ecco, quello che facciamo, ma anche le bellezze del nostro territorio tramite questi nuovi mezzi, quindi digitalizzando un po' tutto il sistema. Nonostante diverse occasioni che avrebbero potuto allontanarmi, avrebbero potuto farmi cambiare idea, avrebbero potuto farmi vendere il marchio, perché ho avuto anche questa offerta qui 5 anni fa, io sono sempre stato legato, considerando, ecco, e sentendomi responsabile di questa impresa e del futuro dell'economia di Ginosa, perché penso che la mia impresa sia anche un modello che i giovani possano imitare. Parto innanzitutto da un progetto che io ho chiamato di turismo sartoriale, che è proprio legato al fatto di far arrivare qui tanta gente per scoprire la lavorazione del nostro prodotto, ma dargli anche ospitalità, fargli conoscere, ecco, le risorse del territorio. Per noi è molto importante anche tramandare, quindi pensare anche ad un futuro per dare occupazione. Io sono cresciuto in questo luogo, come tanti della mia età sono andato a studiare fuori, ho voluto darmi un'ultima possibilità. Avevo sentito parlare di questo giovane sarto di Ginosa, mi ha colpito molto la semplicità con cui mi ha aperto le porte a un mondo che non conoscevo assolutamente. Il ruolo dell'imprenditore per trattenere i giovani in un territorio come questo è appunto quello di trasferire l'entusiasmo e far capire sia ai giovani che ad altri colleghi, ad altre attività del territorio, che trasmettere, ecco, entusiasmarli potrebbe tramandare delle professioni che oramai sono in via d'estinzione.